Dichiaro e proclamo eletto quindi presidente della provincia di Brindisi, l'onorevole Antonio Matarrelli. Con il 72,3% delle preferenze, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, è stato eletto presidente della provincia di Brindisi. Il candidato del centrodestra, Angelo Palmisano, ha raccolto il 27,3%. Sono stati 264 i votanti tra sindaci e consiglieri comunali della provincia sui 314 aventi diritto. Matarrelli succede al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Presidente, una percentuale importante che è un buon viatico per iniziare un percorso che è molto complicato. C'è solo da lavorare, quindi il fatto che il risultato sia così importante ci dà ancora più responsabilità. Abbiamo già da domani mattina da incontrarci, preparare il bilancio di previsione per quest'anno e cominciare a reperire tutte le opportunità rinvenienti dal PNRR e dalle altre opportunità che verranno dallo Stato e dalla Regione, per cui c'è da lavorare molto, la provincia ha funzioni fondamentali e non abbiamo da aspettare neanche un minuto. C'è stata una stretta di mano con il candidato del centrodestra, questo può essere un presupposto per una forma di collaborazione che può essere determinante? Senza dubbio, il presidente della provincia rappresenta un'istituzione che si confronterà con tutti i sindaci, si farà carico di tutti i problemi del territorio dell'intera provincia, per cui qui non siamo a rappresentare noi stessi, ma a rappresentare tutti i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato, per fare il bene di questo territorio.